carcere è un luogo prettamente maschile e le figure femminili sono davvero poche. Vi può sembrare strano, ma quando vivi per anni e anni con solo uomini, il confronto con una donna ti inibisce, ti imbarazza, ti spaventa, ma allo stesso tempo ti anima come un ragazzino. Una porta dopo l'altra, un controllo dopo l'altro, arriviamo all'ultimo corridoio ed eccoli là, laggiù in fondo, il primo impatto, il primo incontro. C'è tensione. Poi qualcuno trova il coraggio, non so più chi, ed ecco il primo stringersi di mani che scioglie tutti quanti gli altri. Dopo un po' ero in grado di riconoscere ombra per ombra, lupo per lupo che si avvicinava alla cella. Ogni sagoma aveva una sua identità, una sua caratteristica, il suo modo di camminare, il suo modo di gesticolare. Perché? 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 Un bosco, io e il silenzio. Il del sole entrava rispettoso in quella cella, era costretto a confrontarmi con il mio lupo. E allora è lì che si insinua Monsone, è lì che ti viene sveglia, che ti fa pensare. Ogni tanto, con molta immaginazione, penso di essere Sansone e di poterlo squarciare, sto benedetto finestrone.